Ah, sì. Allora, serata meravigliosa. Serata meravigliosa, incantevole, rivedere quei gruppi che per me rappresentavano tantissimo, ricordo della mia infanzia, eccetera. A casa cercavo di farli anch'io qualche cosa così, eccetera, che era un affezionatissimo di quando c'era la baracca. Quando entrava Cani in vacanza e c'era qualcuno che entrava sopra al palco per divertirsi, il divertimento di allora. Abbiamo un maestro, il maestro dell'arte pupara, ma non solo pupara, che questo è teatro, questa è vita, Lucio Corelli, eredito di una tradizione centenaria, probabilmente resta ancora l'unico a contrastare la supremazia dei pupi siciliani. L'unico, per l'unico. Ecco, il maestro Corelli per noi è una pietra miliare per quanto riguarda non solo l'arte dei pupi, ma l'arte di raccontare, di raccogliere la gente, eccetera. Maestro, che cosa si prova nel trasmigrare la propria anima in un pupo? Non lo so neanche io, perché io poi mi trasformo. Quando vado sopra al ponte io mi trasformo e cioè, vedo proprio i pupi come figli, come aste, come tutto. Mi sento un'altra persona, mi sento vivo, non mi sento più abbandonato da qualcheduno. Non vado più niente, io vedo solamente lo spettacolo davanti agli occhi. È una cosa per me, per esempio stasera è stata per me una grande gioia. Il 26 dicembre di Natale vedete tanta gente, tante persone che sono venute qua, e questo è il quarto spettacolo, sempre esaurito. C'erano parecchi che non sono riusciti ad entrare e che hanno prenotato per il 5. Anche il giorno 18 ne hanno mandato via le persone che non sono. Ma sto parlando di diverse persone. Ed è quello che sta succedendo. Ogni grande successo lo spettacolo. Sì, assolutamente. Mi ricordo di un gruppo venuto dal Venezuela. E che praticamente stasera voleva portare a vedere questi suoi parenti di Torre Annunziata, volevano portarli a vedere i pupi. E questo signore del Venezuela dice, sì, io li ho visto quando ero bambino. Cioè, stiamo parlando del Venezuela. Un altro signore con cui mi sono intrattenuto a discutere, veniva da Bologna, ha detto, io voglio far vedere i miei figli i pupi. I pupi Corelli. Poi parlando la figlia è scappata e l'ha chiamata subito, Maria Neve, ecco. Allora, il simbolo, la città, il nome che prende ed entra nell'anima della gente. Corelli è nell'anima di Torre Annunziata. Anzi, io direi Corelli è l'anima di Torre Annunziata. Perché Corelli ha descritto con dei pupi, con delle meraviglie, da tradizioni, da anni, eccetera, ha descritto tutto quello che c'era da descrivere. E anche il messaggio dato dalla figlia è stato bellissimo. Senza avere polemiche né niente, ma comunque ha descritto la storia. La storia, ecco, la storia della camorra di Napoli, eccetera. Ecco. Un lampo anche a Giovanna, se non sbaglio, sì. Che ha, con poche parole ha affabulato tutta la situazione. Questa camorra che prende. Con poche parole, esatto, quello che è la nostra storia che non tutti conoscono, purtroppo, bisogna anche dire questo. Molti si meravigliano non solo del fatto che i pupi siano napoletani di origine, ma soprattutto che la camorra sia stata utilizzata, ecco, tra virgolette, da Don Liborio, dalla polizia, dalla famiglia reale o insomma da altre autorità proprio per mettere ordine nella città. Questi sono aspetti della storia napoletana che non tutti purtroppo conoscono. E noi vogliamo far conoscere. Questo è quello che noi vogliamo far conoscere agli studenti, alla gioventù. E che cosa si prova a vedere tanta gente che viene vicina? Per me è un'emozione, l'età che tengo è un'emozione. È un'emozione. Qui, tra poco farà 80 anni, ma ne dimostra forse la metà quando sarà sopra. Ma sono sopra. Al di sotto della metà, probabilmente. E adesso vedete quei pupi che pesano, io li prendo con facilità ancora. È l'amore proprio. Qual è il pupo che più pesa? No, più le piace. No, per me sono tutti uguali. Per me sono tutti uguali. I pupi sono tutti uguali. Non c'è differenza dal primo attore alla comparsa. No, per me sono tutti uguali. Vengono trattati tutti uguali. I vestiti vengono tutti lucidati, tutti uguali. Non viene trascurato niente. Avete visto anche la mostra? Niente, ne prefero non viene. Pure cani in vacanza. Pure cani in vacanza.
Hai visto la mostra di là, tutti sì, in ordine, sì, tutto pulito, e stanno venendo gente da tutte le parti a vedere questa mostra dei cupi. E non sarebbe il caso di creare qualche cosa di fisso dove iniziare? Non sono io, siete voi desiderio di fare qualcosa, non solo da lasciare magari un'impronta attorno annunziata, mio padre ha sempre vissuto come tutta la sua famiglia, ma proprio per non far dimenticare quest'arte nostrana, in effetti. Un'arte bellissima, perché adesso voi non... un'arte che parla ai poveri con arte povera, esatto. Ma povero non significa non eccelso, anzi in questo caso povero significa eccelso, immenso, perché un discorso del genere va preso più da un pupo che non da altri pupi vestiti con giacca e cravatta, non dico io. Non sono un politico, ne voglio esserlo. Ringrazio tanto la famiglia. No, per carità, che mi sono stato. A nome di Torre Annunziata. Per Torre Annunziata, per far vivere, ho detto al sindaco, facciamo questo per la popolazione, per i vecchi, per gli anziani, per farli divertire a Natale. Questo è quello che è stato l'obiettivo di quello che ho detto io. Questo è tutto. Da Torrese ad un Torrese. Io vi ringrazio infinitamente, per carità, a voi. Grazie. E mi abbi pazienza.